Buonasera ragazzi, quindi concludendo il discorso, prima del prossimo capitolo, i signori della Juventus, da quello che dicono le deposizioni davanti ai PM, facevano le carte e non le depositavano. Vedi anche la carta Ronaldo non è firmata da Ronaldo, da CR7. Tra l'altro, il signor Lombardo dichiara testuali parole molto ma molto gravi davanti al PM. Dice: meglio che i documenti non escano. Questi documenti erano tenuti in una cartellina marchiata Juventus e ce l'avevo sempre con me, in una valigetta. L'ex dirigente bianconero non si separava mai da questi documenti 24 ore al giorno, anche quando era fuori Torino. Come mai? Poteva capitare, dice Lombardo davanti al PM, che mi chiamassero ad ogni ora e volessero sapere cosa ci fosse scritto. Paratici mi chiamava anche di notte. A quanto pare, tutti alla Juve erano ben cosci che questi accordi non erano legittimi. Lombardo ha affermato anche di sapere che erano documenti che era meglio non uscissero. Da qui ad ammettere illeciti, vabbè, poi dopo parla di quello che ha detto al PM, ma io voglio fare un appello al signor Frantoio: fermatelo, ha smesso di prendere le medicine, fategliele riprendere, perché io sono per il benessere di tutti, io voglio bene a tutti, non auguro il male a nessuno. Ha smesso di prendere le medicine, chi gli sta vicino gli facesse riprendere le medicine, perché è una scheggia impazzita. Ocatri e Lionel Rock. Capra! Capra! Lionel Rock e Ocatri! Te non sai usare nemmeno una calcolatrice. Te, questa qui, te dureresti fatica ad usare una calcolatrice, ignorante. Ocatri e Lionel Rock! Non è l'Inter che non può partecipare al campionato. Eravate voi e non potevate partecipare al campionato. Eravate voi che parlavate nei revisori. Eravate voi, era il vostro responsabile finanziario che diceva chi controllava i conti. Come possiamo supercazzolarli? Se parla la Covisoc, voi siete finiti. È la volta buona che vi radiano una volta per tutti, perché voi in un paese normale non esistereste più. In qualsiasi paese dell'Europa voi non giochereste più nel vostro campionato. Perché quelli che parlavano con gli organi di controllo e dicevano: ma se io gli dico una supercazzola, eravate voi, ed è tutto agli atti, confessioni davanti al PM. Quindi sciacquati la bocca, Ocatri, così, vergogna, capra! Quello che bisogna chiedersi invece, perché io che pago le tasse e che poi abbiamo pagato le tasse anche per la famiglia che aveva la Juventus, perché non sa quanti miliardi gli italiani hanno dato anche per quell'azienda lì, no? Quello che bisogna invece chiedersi è come ha fatto la Juventus ad iscriversi al campionato, perché la Juventus, per quello che dicono le carte, non si poteva iscrivere al campionato. Perché Gravina ha fatto partecipare la Juventus al campionato? È quello che ti devi chiedere. Capra! 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 Ridategli le medicine a quello lì, pericoloso!